Perché con l'arrivo della primavera sbocciano le idee, i fiori rinascono, vive la vita al 100%. E allora, visto che tutte queste cose rinfrescano il cervello a tutti quanti, avrei una domanda da porre al nostro illustre signor sindaco, anche al vice sindaco, agli assessori e a tutti gli addetti del comune della città dove risiedo, Modena, che è una città meravigliosa. Mi stavo ponendo una domanda, signor sindaco. Volevo sapere, ma quelli che sono preposti all'urbanistica della nostra città, li scegliete appositamente, gli fate fare un corso con la pista della Polistil per rovinare le strade della nostra città, oppure è una scelta casuale che viene fatta così senza neanche pensarci? Perché mi sorge il dubbio che coloro che sono addetti all'urbanistica, no, hanno girato poco in macchina, in taxi non hanno mai girato e quantomeno con un camion. Ora vorrei capire il perché abbiamo delle vie che sono meravigliose, siete riusciti a rovinarle in un modo incredibile. Si girava la città che era una meraviglia, adesso c'è un incremento di rotture di gomme e soprattutto di rotture di auto, probabilmente ci sarà un contratto con gommisti e carrozzieri, ma mi chiedo, è possibile che quando fate dei cambiamenti alla viabilità fate sempre delle porcate che dopo siete costretti a correggere? Però intanto sa com'è, datosi che sono i cittadini come me, ma anche come lei, che pagano le tasse e che quindi alimentano il pagamento di queste opere, ma non venga a capire, non capisco perché non possiamo risparmiare questi soldi invece che fare quelle cagate mondiali che fate, una su tutti ultimamente, l'esempio della via Giardini di Modena. Ma sono convinto che questo problema non è solo qua in questa città, questo problema è in tutte le città d'Italia, perché voi mettete alla viabilità urbanistica, come cavolo la volete chiamare, della gente così incompetente che non ha mai girato in macchina. E secondo me la fa fatica anche a essere un dei giri in bicicletta. Zio Paul Sgumè.